Benvenuti per Easy Con Air Web TV, siamo in compagnia della signora Elena Giannello. La signora Elena, che è la direttrice, diciamo, la responsabile del progetto Calicanto riguardante la parte motoria. Ecco, se può descrivere questo progetto brevemente. Allora, l'attività motoria sportiva integrata è un'attività che nasce tantissimi anni fa, nel 1996, quindi siamo vecchietti ormai, e assieme, grazie allo sport, noi mettiamo insieme le abilità tra ragazzi abili e diversamente abili, anche se noi ormai non chiamiamo più gli abili e diversamente abili, non li distinguiamo più, perché per noi sono giovani che giocano insieme a pallacanestro, pallavolo e a calcio integrato. Bene, bene. Come avete iniziato questa attività? Io sono un'insegnante di educazione fisica, una specializzazione polivalente a sostegno all'handicap, perché la nostra specializzazione si chiama ancora così, e nel 96 la normativa era molto recente per l'integrazione dei ragazzi diversamente abili nella scuola media superiore, e quindi l'unica maniera per poter avvicinare questi due mondi che non si conoscevano affatto era quello di farli giocare assieme, quindi il movimento, il gioco, lo sport, e dal 96 i giovani giocano insieme a pallavolo, pallacanestro e calcio integrato, ma poi fanno sci, ma poi fanno mille altre cose. Capito, grazie. Ecco, una domanda quantomeno filosofica, diciamo. Lei cosa prova quando aiuta questi ragazzi? Quali sono le sue impressioni, le sue emozioni? Ecco. Le mie emozioni sono tantissime. La cosa più bella che vedo è che i ragazzi abili ormai hanno capito che non esiste più la diversità. Il progetto è nato per i ragazzi diversamente abili. In realtà è un progetto bellissimo dove vedo giovani che lavorano insieme, dove tutti si ritrovano ad essere uguali e non diversi grazie al gioco. Okay. Un ragazzo della nostra età, ad esempio, come può inserirsi in questa attività? Viene o a Trieste, se è di Trieste, è Palasport di Chiarbola, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e fa attività sportiva con noi dalle 2:30 alle 4, oppure viene a Monfalcone da Calicanto 2 e prova pallacanestro integrato. Non ha bisogno di grandi corsi di formazione, prova. La prima parte è esperienziale, sente se gli piace o non gli piace, poi se la cosa piace allora arriva anche la formazione e arrivano le amicizie, che sono la cosa più importante. Ok, grazie. Bene, noi la ringraziamo per il tempo che ci ha concesso, e per Easy Con Air Web TV è tutto. Benvenuti per Easy Con Air Web TV, siamo in compagnia di Fabio Clary. Ecco, Fabio Clary è il responsabile della parte Calicanto di musica integrativa. Ecco, lei come ha cominciato la sua attività? Beh, sono partito da un'idea che poi è stata la fonte, diciamo, di questo progetto, la creazione di questo progetto. Io sono un musicista di jazz, e nel jazz la disabilità è all'ordine del giorno, per cui ci sono tantissimi musicisti di jazz molto conosciuti, molto famosi, che avevano dei problemi di disabilità, e quindi ho pensato di andare oltre, cioè di utilizzare appunto questa ricchezza della diversità per insegnare uno strumento musicale ai ragazzi disabili, cioè non fare la solita musicoterapia, che poi è essenzialmente uno strumento passivo, ma insegnare loro uno strumento, chiaramente con metodi completamente diversi, perché il ragazzo disabile non riesce a riconoscere il linguaggio musicale tradizionale, cioè le note, per intenderci. Per cui io applico un'altra metodologia che è basata essenzialmente sull'uso di colori e forme geometriche semplici, e poi sull'improvvisazione jazzistica. Ho capito. Grazie. Come organizza lei queste attività, diciamo? Allora, la prima cosa è la cosa più importante. Bisogna creare un mezzo di comunicazione, perché io ho ragazzi con diverse disabilità, per cui a seconda del tipo di problematica del ragazzo, può essere un down piuttosto che un ragazzo autistico o con ritardo più o meno grave, bisogna creare prima di tutto una chiave per entrare in relazione. Dopodiché, a secondo del loro tipo di patologia, ci possono essere degli strumenti che possono essere più utili. Ecco, ad esempio, il down normalmente ha una difficoltà a muoversi nello spazio, per cui in genere io propongo loro l'utilizzo di strumenti a percussione, tipo la batteria, dove, essendoci tanti elementi, loro possono spaziare e avere un concetto, impadronirsi un concetto di spazio più ampio. Se parliamo per esempio di un paraplegico che ha difficoltà di articolazione delle dita, io lo metto a fare pianoforte, nel senso che in questo caso la musica può diventare anche un aiuto per risolvere alcune problematiche. Cioè, io ho ragazzi che non muovevano le dita e adesso le muovono suonando il pianoforte. Ho una ragazza che è sorda,
è muta e l'ho messa a fare canto, incomincia a cantare, può sembrare strano, ma può, incomincia a cantare. E quindi praticamente l'organizzazione avviene così, cioè attribuendo ad ogni ragazzo, secondo della patologia, uno strumento, e poi settimanalmente ci vediamo e lavoriamo insieme, sia individualmente che poi con gruppi che io creo di musica d'insieme, in cui loro autonomamente formano dei gruppi, cioè o trio o duo o quintetto, e suonano insieme tranquillamente, insomma. Okay. Grazie. Ecco, la domanda che volevo porle è questa: secondo lei, ragazzi, quanto si sentono ricompensati da questa attività che fanno? Come si sentono quando riescono a imparare uno strumento o comunque a fare qualcosa che, sì, magari qualcuno riterrebbe per loro impossibile? La domanda è giusta, perché questa è la cosa poi veramente più importante. Cioè, i ragazzi sono assolutamente gratificati al massimo, perché loro riuscire a suonare in un teatro, ad esprimersi, è il massimo che si possa raggiungere, no? Un ragazzo down può dire: io sono down, ma io so suonare il pianoforte, tu? E io no. Questo, quindi, chiaramente è una cosa bellissima per loro, e ti devo dire che è anche una soddisfazione enorme per me. E ho suonato dappertutto, però la soddisfazione di dirigere questi ragazzi non l'ho mai avuta in vita mia. Bene, noi la ringraziamo per il suo tempo e anche per come ci è sembrato, ecco, da questa intervista. E per Easy Gone Air Web TV è tutto. So can't feel.